Saluto il predicatore, l'ho trovato estremamente puntuale, semplice, profondo, capace di toccare i nostri cuori. E saluto tutti voi con grande affetto e, se mi permettete, col rispetto. Quanta grazia di Dio, tutti consacrati, se avessimo un po' più l'occhio della fede, come vedremmo le cose in un'altra luce, nella vera luce. E in questa prospettiva, ricordando sempre che siamo nell'anno della fede, ricordando che siamo nella settimana di preghiere per l'unità dei cristiani, in questa prospettiva, uniti a Gesù, buon pastore, uniti alla Madonna, Madre di Gesù, specialissima Madre nostra, ci presentiamo al Padre per chiedere umilmente perdono dei nostri peccati, ricordando che essere peccatori è la nostra disgrazia, sapere di esserlo è la nostra salvezza. Ricordando pure che Dio ha più fretta di perdonarci di quanto noi ne abbiamo di essere perdonati. E ricordiamoci pure che Dio ci perdona immediatamente, se anche noi abbiamo il coraggio di perdonarci scambiovolmente, perché delle volte sa un po' di ruggine si accumula nei riguardi di certi laici delle nostre comunità che sono irriducibili, che può disruggere anche nei riguardi dei confratelli, ma che può disruggere qualche volta nei riguardi del vescovo e i suoi collaboratori. Ecco. Se ci perdoniamo
si facesse tutto a tutti nella carità apostolica. Concedi anche a noi di testimoniare sempre nel servizio dei fratelli la dolcezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, a me che sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sulla attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché, per mezzo della Chiesa, sia ora manifestata ai principati e alle potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che Egli ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in Lui. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La bocca del giusto merita la sapienza. La bocca del giusto merita la sapienza. Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. La bocca del giusto merita la sapienza. Affida al Signore la tua via. Confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. La bocca del giusto merita la sapienza. La bocca del giusto merita la sapienza e la sua lingua esprime il diritto. La legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. La bocca del giusto merita la sapienza. Alleluia. Alleluia. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre mio, nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola
del Signore. Gloria a te, o Cristo. Sale, quello da un grande evangelico, siamo qui, la vita è fatta anche di sorprese ed è bella per questo, tutte le sorprese le dobbiamo accettare così come sono e come mandate dalla provvidenza. Intanto chi siamo? Questo è importante, il discorso antropologico ormai deve entrare con forza della nostra impostazione di fede. Anche nell'anno della fede dobbiamo sapere chi siamo come oggetto dell'amore di Dio, come annunciatori dell'amore di Dio. Intanto è il discorso della identità. Voi sapete meglio di me che la prima legge della vita cristiana è proprio questa, la legge dell'identità. Chi siamo? Chi siamo? Se inumpliamo in quella maniera molto semplice, che sappiamo, cristiano diventa quello che sei. Poi c'è la seconda legge, diventalo sempre di più sulle vie dell'amore, e la legge della santità. Poi c'è la terza legge, sono leggi ineludibili, fanno parte della nostra vita di fede. Diventano con gli altri, è la legge della comunità. Mai io credo, ma noi crediamo. E poi c'è la quarta legge, è la legge della evangelizzazione, aiuta gli altri a diventarlo. Chi siamo? Ecco, credo che nell'esame di coscienza c'erano molti ricavi su questa domanda. Chi siamo? Siamo figli di Dio? Mica poco. O c'è chi sei creatore di Dio? Ma siamo figli prediletti, perché abbiamo avuto una chiamata speciale e il Signore ce l'ha ricordato nel Vangelo. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Scelti per annunziare al mondo l'amore di Dio. Ce l'ha detto San Paolo nella prima lettura, annunziare alle genti, ai gentili di oggi, le ricchezze impenetrabili dell'amore di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio. Per questo siamo stati scelti, per annunciare l'amore di Dio, per portare nel mondo questo messaggio di consolazione. Dio sa quanto bisogno ha la società di oggi di sapere che Dio ci ama, che non siamo soli, che non siamo abbandonati, che Dio ci accompagna, che Dio vede le nostre necessità, che Dio perdona le nostre defiance, che Dio è con noi. E questa missione che abbiamo si sostanzia in questo: manifestare, bellissimo questo aggettivo, la multiforme sapienza di Dio secondo il progetto eterno del Padre in Cristo Gesù, il quale ci dà la fede e il coraggio. Questa è la nostra identità, dobbiamo cercare di viverla in profondità, di viverla col gusto della sapienza di cui ci ha parlato il Salmo responsoriale. La bocca del giusto, la bocca che deve annunciare l'amore di Dio, ha bisogno di meditare la sapienza, di gustare le cose belle del Signore,
ricordando sempre che la sapienza è un dono dello Spirito Santo. Questo amore di Dio si traduce in amore del prossimo. E qua c'è quella pagina stupenda di Giovanni che non finiremo mai di meditare: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Gesù ci ama con l'amore che il Padre ha per lui. E poi insiste, amatevi. Se c'è questo comandamento dell'amore così insistente, qualche volta un'insistenza che pare esagerata, vuol dire che non è facile amarci come il Signore vuole, non è facile superare i nostri egoismi, i nostri egocentrismi, i nostri punti di vista, soprattutto in questa società in cui respiriamo ormai in maniera convinta, capillare, generale, il relativismo. Non c'è una verità, lo dico in soldoni, oggettiva, alla quale tutti dobbiamo riverenza e rispetto, ma c'è una verità solo soggettiva. Per me è questa la verità, per te un'altra. Questo si può vedere nel soggettivismo, nell'egoismo, nell'egocentrismo, con tutte le conseguenze di competitività di cui la società oggi è piena. Ed è molto bello che questo amore di Dio la liturgia ci offre come un modello vivo, palpitante, San Francesco del Sal, nobile, savoiardo. La famiglia aspirava che egli diventasse senatore, e queste aspirazioni ritornano sempre alla ribalta. Ma egli volle consacrarsi al Signore, aveva studiato alla Sorbona, aveva studiato anche teologia, poi studiò diritto a Padova, si laureò in utroque iure, ecco, un uomo di grande studio, di grande pensiero, di grande profondità, di intelligenza, nel senso del dono dello Spirito Santo, intus leggere, di intelligenza delle cose di Dio. Ed era soprattutto un innamorato del Signore. Si racconta, sarà una piccola leggenda, ma è bene inventata, che una volta mentre scriveva, perché lui era uno scrittore accanito, ma era più portato alla predicazione, mentre scriveva la penna si spuntò. Dice questo fatto, che il santo la introdusse vicino al suo cuore e poi la ritirò, cominciò a scrivere di nuovo, perché se non è vero, il fatto è bene inventato, perché siamo di fronte a un uomo che era veramente innamorato di Dio. Questo amore di Dio portava ad avere una confidenza intima, un'amicizia continua, amorosa con Cristo Gesù e con tutte le verità della fede. Mi pare interessante fare un'annotazione. Da principio, prima di diventare sacerdote e vescovo di Ginevra, che era invasa dai unotti, dai protestanti, invasa, momenti difficili. I nostri crediamo che siano momenti difficili, e lo sono, però chi non conosce la storia non può capire che i nostri momenti non sono così difficili come talvolta ci sembrano. Quest'uomo era un po' collerico, quest'uomo era un po' impulsivo, quest'uomo era un uomo di carattere forte, qualche volta un po' duro. Signori,
con una scetica costante, con una preghiera continua, questo carattere divenne di una dolcezza, tanto è vero che nella liturgia di oggi si parla di mitezza dell'orazione dopo l'offertorio, e anche nella colletta della messa si parla di dolcezza, la dolcezza di questo uomo. Riuscì a mietare. C'è una grande legge che dice: formetur Christus in vobis. Il discorso della formazione è un discorso che non riguarda soltanto gli anni della giovinezza, deve essere perseguito sempre. Formarsi, dicevano i maestri, formarsi un bel carattere virile, dolce, stabile, formarsi un bel cuore puro, forte, generoso, formarsi una bella coscienza diritta, risoluta, delicata. Quest'uomo riuscì a modellare il suo temperamento, a curare la formazione del suo carattere, e diventò un uomo di una dolcezza straordinaria, un uomo di una bontà straordinaria. È vero il fatto che quando incontrò un ugonotto che gli mise il dito nell'occhio, le caverei un occhio, che farebbe lei? Ti guarderei ancora con amore con l'occhio. Per dire che era riuscito a modellare il suo carattere. Uomo di grandissimo zelo, quante predicazioni, era instancabile, ma come affascinava, la sua predicazione era carica di quell'unzione dello Spirito Santo che tocca i cuori. E poi scriveva dei foglietti, anche di stampava, siamo proprio agli inizi della stampa, foglietti che appendeva e faceva appendere per le strade. Non per nulla si dice che fu il primo giornalista, perché portò avanti il messaggio in mezzo alle strade tra la gente. Non per nulla è patrono dei giornalisti. Oggi ricordiamo i giornalisti che celebrano la festa del loro patrono, e in genere in tutte le diocesi ci sono riunioni di giornalisti, e noi preghiamo Dio per loro perché siano seguaci della verità, sereni nel raccontarla, pronti nella capacità di smentirsi se per caso non avessero detto la verità. Abbiamo due opere di questo grande vescovo, due opere, il Timoteo e la Filotea, la pratica di amare Gesù Cristo e la pratica della vita devota, cioè della vita interiore. Io ce l'ho sul tavolo per ora, la Filotea. Ed è interessante, certi paragrafi sono superati perché i secoli sono passati, ma è interessante il quadro della vita spirituale che il santo traccia, ed è un precursore del Vaticano II, soprattutto del capitolo quinto della Lumen Gentium, la universale chiamata alla santità. Era impensabile. Allora siamo a cavallo tra 500 e 600. Era impensabile che ci possa essere una santità per gli sposi, per i principi, per i conti, per gli artigiani. No, assolutamente. La santità era un club. Quello della santità era un club riservato all'aristocrazia ecclesiastica e religiosa. Invece qua abbiamo questa novità assoluta, novità che poi il Concilio ha recepito, per cui adesso sappiamo che ogni battezzato è chiamato alla santità, perché Dio l'ha detto
nel Deuteronomio. Siate santi, perché io sono santo. Gli ha fatto eco Gesù nel Testamento Nuovo, con il suo stile un po' paradossale. Siate perfetti, come è perfetto il Padre mio che è nei cieli. Ce l'ha detto San Paolo. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Ce l'ha ripetuto il Concilio, la chiamata universale alla santità, cercando di aiutarci a liberarci da tre tabù mentali. Per essere santi bisogna fare cose straordinarie. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Fare bene in modo straordinario, come si dice, le cose ordinarie della vita. L'altro tabù mentale: farsi santi malgrado le circostanze in cui ci troviamo. Qui San Giuseppe Escrivà è maestro. Dobbiamo farci santi non malgrado, ma per mezzo delle circostanze in cui ci troviamo, per mezzo di questa gente che ci circonda, per mezzo di questi collaboratori, per mezzo di questo vescovo, per mezzo... Questo è molto bello, è stupendo. Questa è una rivoluzione copernicana, perché capovolge la situazione. Santificarci non malgrado, ma per mezzo, come dice Escrivà, tutte le vicende buone e meno buone sono gradini che a poco ci portano verso la santità. E poi c'è l'altro tabù mentale: la santità è tristezza. Ma chi lo ha detto? Certi santini della volta santi, certi santini. Perfetto. La santità è festa, la santità è gioia, perché la santità è relazionarsi, la santità è perdonarsi, la santità è lealtà, è sincerità. Aiutaci. Grande innovatore delle vie della santità, Francesco di Salva, a camminare anche noi nella grazia dello Spirito Santo, nell'intimità con Gesù sotto lo sguardo benedicente di Maria. Così sia. Una schiera innumerevole di pastori, segni viventi del Cristo, guida e maestro dell'umanità. Chiediamo a Lui di moltiplicare i suoi interventi misericordiosi per la crescita della Chiesa e la salvezza del mondo. Preghiamo insieme dicendo: guidaci Signore nella via della vita. Guidaci Signore nella via della vita. Perché il Signore conceda alla Santa Chiesa pastori secondo il suo cuore, docili alla voce dello Spirito, fedeli dispensatori della parola e dei sacramenti, preghiamo. Guidaci Signore nella via della vita. Perché la grazia vittoriosa del Cristo aiuti i penitenti ad accogliere la chiamata del Signore per il servizio del Vangelo, preghiamo. Guidaci, Signore, nella via della vita. Perché il Padre attiri a Cristo Salvatore, con la forza e la suavità dello Spirito, quanti vivono ancora nel dubbio o nell'indifferenza, preghiamo. Guidaci, Signore, nella via della vita. Perché il Signore conceda alle famiglie cristiane la grazia di essere nella Chiesa e nel mondo il segno dell'amore di Dio che crea,
redime e santifica, preghiamo. Dieci, Signore, nella via della vita. Perché lo Spirito Santo, liberandoci da ogni paura e esitazione, ci aiuti a seguire Cristo, modello di santità, in ogni stato di vita, preghiamo. Dieci, Signore, nella via della vita. Accogli, Padre, le nostre preghiere per renderle valide, efficaci, sicure, te le presentiamo attraverso il cuore immacolato, materno, potente e misericordioso di Maria, per Cristo nostro Signore. Amen. Salga da quest'altare l'offerta a te gradita. Jesus.
Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il suo Spirito. Scambiamoci un segno di comunione. Thank you.
Conducimi tu 629. Conducimi tu, luce gentile, conducimi nel buio che mi stringe. La notte buia, la casa lontana, conducimi avanti. Luce gentile.
Signore, che ci hai dato la gioia di partecipare ai tuoi sacramenti nel ricordo di San Francesco di Sales, fa che in ogni circostanza della vita imitiamo la sua carità paziente e benigna, per condividere la sua gloria nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Una grande benedizione per questi santi esercizi che ormai cominciano a volgere verso la conclusione. Una benedizione per le vostre famiglie, i vostri familiari. Non le ringrazieremo mai abbastanza per quello che hanno fatto e fanno per voi. Una benedizione per i vostri collaboratori e collaboratrici. Una benedizione per quelli che frequentano le vostre assemblee eucaristiche e una benedizione per quelli che non vengono mai, i cosiddetti lontani, dai quali forse noi con la parrocchia non siamo vicini. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E adorato il cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.